Emanuele Cavion, responsabile commerciale del caseificio sociale di Ponte di Barbarano. Ormai un esperto del caseificio aperto. Sì, sono ormai diversi anni che facciamo questa manifestazione con orgoglio, con soddisfazione. Ci mettiamo impegno per organizzarla, ma ci teniamo molto che le persone, oltre alle scolaresche e altri, diciamo, gruppi che vengono sempre durante tutto l'anno, e oltre ai nostri clienti abituali dello spaccio, portiamo sempre affluenza maggiore anche di persone che nel giro che facciamo, che ci turniamo con i colleghi per fare da cicerone nell'esposizione, nel mostrare il nostro stabilimento, notiamo sempre che ci sono persone che non sono ancora venute, perché diamo per scontato che tutti sappiano della nostra realtà. In realtà, a prescindere dalle pubblicità che effettuiamo su media, su network, su TV, e sempre persone, diciamo, anche da più lontano vengono a visitare la nostra realtà e ci danno soddisfazione, e questo ci dà buon motivo per organizzarla nel migliore dei modi ogni anno e metterci impegno, perché soddisfazione oltre al lavoro, insomma. Abbiamo visto che c'è il nuovo spaccio del caseificio, come sta andando? Siamo molto contenti, nel senso che è stato un investimento importante, e in seguito a questo investimento, oltre ad avere i benefici nell'utilizzo, parliamo degli operatori addetti, contiamo di dare maggiore, diciamo, vantaggio alla clientela in un ambito intanto molto più grande di prima, più spazioso, a modo le persone, oltre di apprezzarlo dal punto di vista estetico e visivo, abbiamo allargato la gamma dei prodotti, abbiamo preso una nuova linea di prodotti affinati che prima non avevamo, per, diciamo, riuscire a soddisfare le esigenze magari di qualche palato più fine. Ovviamente su quello che puntiamo noi di più è la vendita dei nostri prodotti, che sono grana, asiago, ricotta, mascarpone e via dicendo, però abbiamo aggiunto anche altri prodotti, diciamo, di complemento, in modo da riuscire a accontentare più clientela possibile. Insomma, ci sta dando grosse soddisfazioni, ovviamente dovrà essere anche pubblicizzato di più, ma è molto il tantam delle persone che vengono e ci danno soddisfazione nel dirci, quantomeno terminato l'acquisto o alla cassa, sentiamo i ragazzi, gli operatori, perché noi direttamente ovviamente nel comparto uffici non è che siamo a contatto con la clientela, ma è anche da giornate come questa dove molti vengono perché sono clienti dello spazio, in sostanza, ecco, che è il nostro fiore all'occhiello. Come si sta evolvendo il mercato? Sì, allora nell'aspetto nostro, diciamo che noi abbiamo una clientela che tratta soltanto l'acquisto in Italia, cioè acquista da noi e il formaggio che ho venduto soprattutto in Italia. Alcuni di loro però si affacciano anche sul mondo estero, e la problematica sorta contingente di questo mese, diciamo, di Trump, di queste sanzioni, ci ha creato qualche preoccupazione, perché al di là che qualcuno opera maggiormente in Italia, ma questo non ci esonera dalla preoccupazione del settore, perché poi effetto domino è importante che venga consumato il nostro prodotto, non solo quello di Barbarano, ma quello di tutte i milioni di forme che vengono prodotte a livello di consorzio. Una preoccupazione che abbiamo capito che adesso è diventata un po', è stata ridimensionata, nel senso, come ha detto bene il direttore del consorzio del Gran Padano, ha detto come metaforicamente che c'è stato preavvisato un uragano che si è trasformato in temporale e che adesso, se siamo bene organizzati con un buon ombrello, nemmeno ci bagniamo. L'ha descritta benissimo. Senz'altro siamo in attesa, dal 18 ottobre sono partiti questi dazi, ma sembra che l'incidenza non sia di un'entità così importante, eppure essendo che interessa magari maggiormente perché è più esportato il parmigiano reggiano, ma essendo la DOP più venduta al mondo, il nostro comparto, non possiamo pensare solo a noi Ponti di Barbarano, essere di chiuderci in casa. Se avessero problemi di questo genere altri operatori, effetto domino si ripercuote anche nei nostri clienti, che oltre a venderlo in Italia lo vendono anche all'estero, insomma. Questo da un punto di vista commerciale stiamo seguendo, siamo alla finestra, insomma, osservare come termina questa questione.